sala, storico come ha detto lui, della sua presenza, e poi ha parlato di cose molto importanti anche per noi. Voi sapete che le fiere sono un booster economico, io lo dico sempre, sono un booster economico e sociale. Fortunatamente l'Italia rappresenta una delle grandi nazioni di fiere, statisticamente parlando siamo il quarto paese al mondo, dopo Stati Uniti, Cina e Germania, via via in Italia. L'Italia siamo il quarto paese del mondo, non solo come metri quadrati venduti, ma come indotto che generiamo. Le fiere sono un tubo economico e sociale. Devo dire che Fiera Roma, perlomeno, non perché sia arrivato io, ma da tempo compie perfettamente questa sua fine. Noi la nostra mission è quella. Noi siamo una società privata con una mission pubblica, e la mission pubblica è quella di sviluppare l'economia e non solo, anche gli aspetti sociali. Ciò siamo molto orgogliosi di questa Roma Motoresa. Abbiamo voluto appunto 2 anni fa cambiare il marchio, cambiare il nome, partendo da una storia importante. Non calpestare la storia, prenderla in considerazione e guardare avanti. Roma Motoresa perché? Roma non poteva non avere una manifestazione delle due ruote. Roma, considerate che l'estensione di Roma è oltre 1200 km, abbiamo circa 8 città italiane, 380.000 motocicli giornalmente viaggiano su questa strada, purtroppo non si muore come. E ringrazio qui, vorrei un applauso, ringrazio Emiliano che è con la sua associazione sabato per la sicurezza, parleremo anche di voi, perché appunto Roma Motoresport vuole essere quello. Sicuramente noi fiere, noi delle fiere siamo, mettiamo insieme domanda e offerta. Però facciamo qualcosa anche di più, compiamo in pieno appunto con questa nostra missione che è anche un supporto sociale, un supporto di visibilità. Perciò quest'anno parleremo moltissimo ai nostri relatori, che ringrazio tutti la presenza, parleremo di sostenibilità, di guida sicura, di sicurezza stradale, ma di come poi tutti insieme possiamo migliorare il nostro modo di esistere, di convivere in una grande città e nel mondo. Il Presidente Malagò ha parlato dell'idea, io neanche lo sapevo onestamente, quando arrivai 2 anni e 4 mesi fa non sapevo che il CONI avesse individuato in Fiera Roma una base appunto per i possibili richiesti. Però noi stiamo portando avanti veramente con grande determinazione il progetto della città dello sport all'interno di Fiera Roma. Avremo dedicato 4 padiglioni per questa cosa, ne stiamo parlando con diversi imprenditori, con i fondi di investimento, con tante. Io spero veramente, io sono vivo lo sport da sempre, spero che questa sia una finalità di quelli che abbiamo preso, perché per far vivere, perché oltre a quelle attività, immaginate le attività collaterali che possono nascere in una città dello sport, le attività per i ragazzi, per lo studio, insomma, veramente una cosa meravigliosa. Finalmente siamo anche collegati, perché il problema, io quando sono arrivato, i romani diciamo così della giù, fortunatamente siamo arrivati, che abbiamo raddoppiato i treni dalle stazioni periferiche, ma ci saranno anche 900 distantissime da Stazione Termini. Abbiamo creato noi una linea di bus, si chiamerà Fiera Roma, una linea di bus che parte dalla Stazione Termini arriva da noi. Cioè, oggi siamo collegati, facciamo veramente, l'anno scorso 2.300.000 visitatori in Fiera Roma, 12 nuove manifestazioni che partono dallo spazio alla cooperazione profit, tra poco, la prima fiera del mondo della cooperazione sostenibile, secondo i gentami 2030, dal 15 al 17 maggio. Insomma, devo dire che siamo molto orgogliosi di quello che accogliamo e finalmente ce ne sono accorti tutti che le fiere sono veramente un booster economico e Fiera Roma. Grazie ancora per essere qui. Sapete tutti che siamo presenti, come accennava prima Pietro, con varie attività, quindi attività di corsi proprio e proprio per motociclisti, sia su strada che anche fuori strada. Saremo presenti anche con il Dipartimento di Educazione Stradale, che è un altro dipartimento della Federazione Motociclista Italiana, molto importante, che ha appena concluso un progetto che ha avvicinato 4.000 ragazzi a tutte le scuole per sensibilizzarli sia sull'uso di alcol che di droghe,
quindi a maggior ragione che diventano ancora più importanti attenzionare quando poi si utilizza un mezzo per la moto che di per sé è già abbastanza pericoloso. E stiamo facendo anche un'attività agonistica alla fiera, ci sarà una gara con il neonato Trofeo Scrambo, che appunto è nato l'anno scorso, per cercare di fare un'attività anche agonistica, ma diciamo un pochino più professionale con gli altri, ma una cosa molto interessante. Si parla delle moto che possono circolare anche su strada, una cosa nuova che abbiamo lanciato l'anno scorso, quest'anno abbiamo un promosso che la segue. La prima gara sarà proprio in occasione della fiera. Potrei dire anche per quanto riguarda il nostro registro storico, che è un altro di quelle, di quelle tante discipline che la Federazione Motociclistica ha, saremo presenti per sensibilizzare un po' tutta l'utenza, per far capire che insomma, la Federazione ha un ruolo istituzionale a 360 gradi, e su questo stiamo cercando di lavorare sempre più intensamente per rappresentare tutti gli utenti, che siano tesserati o meno, nei vari ambiti. E in questi giorni la riforma del codice della strada, sapete che noi siamo attivi con il nostro Dipartimento delle Politiche Istituzionali per cercare di far sì che ci siano dei miglioramenti per l'utenza, come questi anni abbiamo sempre avuto segno più, grazie soprattutto negli ultimi anni al segmento della moto, più ancora che lo scooter. Però i dati preliminari di questo mese ci fanno vedere il mercato, poi abbiamo sempre ricordato dell'anno scorso. Però al di là di questo aspetto, io speriamo che la manifestazione a ridosso del venire di solidarietà sia utile proprio per attivare e stimolare l'interesse nei confronti delle due donne. Però se mi consentite, voglio fare anche un piccolo accenno di altre iniziative di Confindustria, perché siamo alla vicina, insomma, di importanti decisioni. La prima l'ha anticipata la Presidente Copioli sul discorso relativo ai guardrail, c'è una risposta di un'interrogazione parlamentare firmata dal Ministro Toninelli, che dice che hanno già mandato alla Commissione Europea da fine novembre una serie di decreti che devono disciplinare l'installazione di guardrail che siano non lesivi per i motociclisti. Dobbiamo pubblicare questo decreto, quindi è stato consegnato alla fine di novembre, entro fine febbraio dovremo sapere qualcosa di più su questo aspetto specifico. Dopodiché abbiamo avuto un'audizione in Parlamento sulle proposte legate alle modifiche del codice della strada. Diciamo che sono battaglie che noi da anni portiamo avanti, però ancora risposte non le abbiamo avute. Mi riferisco all'accesso dei motociclisti per l'autostrada, come accade in tutto il resto d'Europa. Non si capisce perché noi dobbiamo essere cittadini di serie B. È ovvio che l'utilizzo del 125 serve se qualcuno si mette il 125 partendo da Milano per andare a Palermo. L'utilizzo invece è proprio quello per la mobilità urbana. Dopodiché abbiamo chiesto ovviamente che siano prese in considerazione le moto e gli scooter elettrici, perché a tutt'oggi c'è un vuoto legislativo. Si poteva capire nel 92 quando non esistevano questi mezzi, ma oggi che stanno crescendo a tassi molto elevati, bisogna poter dare la garanzia che anche con lo scooter di una moto elettrica si possa accedere alle autostrade senza essere a rischio di sanzioni. Un altro aspetto importante è quello dell'accesso dei veicoli a due ruote nelle corsie preferenziali. Noi abbiamo sperimentato in studi a livello europeo che si ottiene una riduzione dell'incidentalità pari a circa il 25% utilizzando appunto le corsie preferenziali, e abbiamo chiesto di ribaltare un po' la logica, cioè di consentirlo in tutta Italia, salvo decisioni e termini lasciate all'amministrazione locale, che può decidere che in certe aree, per motivi di sicurezza, per motivi di spazio, può inibire questa possibilità, ma in linea di massima dovrebbe essere consentito dove c'è lo spazio, perché si migliora la situazione in termini di fluidità del traffico, ma anche in termini di sicurezza. Tutto questo va accompagnato anche con un dubbio sanzionatorio per i pochi scudati che poi utilizzano le corse preferenziali per andare nel 159, ovviamente bisogna anche conquistarsi di certi vantaggi.
così come accade per esempio a Milano per l'inserimento in area C senza pagare l'obolo come avviene per le auto, però in questo caso l'utilizzo deve essere accompagnato dalla responsabilità dell'utente. È tutto per voi. Grazie mille. Veramente a nome mio personale di Fiera di Roma e a nome diciamo di tutti noi ciclisti, perché lei a parte essere un carissimo amico ha voluto essere per la prima volta presente a Roma come ANAS, ci ringrazio l'ANAS e quest'anno a questo evento la barriera Santa Motociclista è un progetto tutto legato internamente ad ANAS e di questi giorni anche la notizia proprio di 3-4 giorni fa del crash test superato anche per la barriera stanti traffico stato motociclista. Il resto, quella laterale, era stata già cresciata ed è stata già installata su circa 3.000 km di strade lungo tutte le strade statali che cosa consiste? Consiste in una novità, la barriera è molto diciamo attesa dai motociclisti perché con la possibilità di essere continua e di non avere i paletti che erano un ostacolo per la vita dei motociclisti che scivolavano e subivano delle mutilazioni anche sotto la barriera, una barriera continua che praticamente attutisce e tiene anche all'interno della carreggiata i mezzi. Il crash test che è stato superato è quello diciamo, di un mezzo pesante di circa 38 tonnellate a una velocità di circa 68 km/h e a un angolo di inclinazione di 20 gradi. Si vede che non so se forse non abbiamo le immagini da vedere, insomma. Vediamo che questo camion poi riesce a non andare in svio e essere incanalato sulla carreggiata. Molto importante ovviamente per la sicurezza dei motociclisti, era una delle categorie tra virgolette deboli sulla strada che andavano protette. Su questo ANAS si è molto impegnata proprio per trovare questo sistema progettato e progettato da ANAS. Ovviamente ANAS non si ferma qui, voi sapete che ANAS Gruppo Ferrovie oggi gestisce da quest'anno, dal 1 gennaio, circa 30.000 km di strada in tutta Italia. Quest'anno nel 2005 ne rientreranno altri circa 3.000 e su tutta la rete nazionale l'investimento che fa ANAS nel quinquennio, diciamo, il piano quinquennale è di circa 25 miliardi di euro e l'investimento riguarda, come diceva l'ingegnere Piccinetti, delle novità pure sia sul monitoraggio e la salvaguardia delle strutture, delle opere d'arte, circondi, viadotti, eccetera. Questo è un tema molto, molto attuale. ANAS, oltre a fare la vigilanza e il monitoraggio delle opere d'arte, sta sperimentando e ha chiuso da pochissimo un protocollo con l'MIT di Boston, proprio per studiare un sistema di monitoraggio dinamico fatto attraverso i smartphone, i cellulari, cioè praticamente attraverso il sistema che c'ha di localizzazione e di accelerogramma che c'è all'interno di ogni cellulare, in funzione di una app che stiamo studiando, potrà rivelare per tutti i cittadini che passano su dei ponti, sull'opera d'arte, in particolare inizieremo questo monitoraggio sulla Roma Fiumicino, e ci darà le informazioni sullo stato diciamo, di vibrazione della struttura. E questa è una cosa molto importante che con l'ingegner Ratti dell'Università di Boston stiamo studiando. Un'altra cosa importante è la Smart Road, ho accennato la volta di Piccinetti, stiamo lavorando molto, investito sulla Smart Road circa 250 milioni di euro, abbiamo iniziato a installarla sulla A2 che sarebbe la ex Salerno Reggio, siamo partiti con questo sistema, poi sarà anche sulla Roma Fiumicino, sulla tangenziale di Catania, sulla grande raccordo anulare, sulla statale 51 di Alemania, in concomitanza
con le Olimpiadi che ci saranno prossimamente. In che cosa consiste? Tutto un sistema, diciamo, di sensori, di sistema di dialogo tra chi guida e la strada, informazioni che possono essere di tipo meteorologico, piuttosto di incidenti, piuttosto di traffico, eccetera. E tutto questo sistema è intelligente, che comunicherà e dialogherà con chi è, con gli utenti della strada, e di propedeutico a quello che sarà poi la guida autonoma sulle strade. Quindi questa sperimentazione la inizieremo per il nostro vicino, ed è un percorso molto avanzato, ed è il primo che si fa, il primo che si fa in Italia, ovviamente, e in particolare sulle nostre autostrade. Che posso dire? ANAS continua per la sicurezza stradale a investire ovviamente per la manutenzione, perché rispetto a quello che si diceva prima della manutenzione straordinaria si è passato a una nuova logica, una nuova filosofia, cioè la manutenzione programmata, che diciamo estesa su tutto il ciclo utile dell'opera, è una manutenzione che viene programmata per mantenere l'opera, per farla vivere più a lungo. Al contrario, diciamo, di quello che si chiamava manutenzione straordinaria, che era legata a eventi straordinari piuttosto che eccezionali, di un danno improvviso che si poteva rivelare sulle opere d'arte. Invece in questo modo col monitoraggio si programma la manutenzione e quindi si cerca di mantenere più a lungo la vita delle opere d'arte. Io credo che questo è quello che è il nostro contributo che possiamo dare a questa vita. Grazie. 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 Grazie.
Grazie. Ringrazio veramente tantissimo il Presidente Viola per le parole e per esserci sempre vicino. Ha toccato un dato molto importante. Come ho detto prima, Fiera Roma, noi siamo dei moltiplicatori economici. Voi sapete che in Italia fortunatamente siamo fra i primi al mondo come attrattore turistico, ma ci sono dei diversi turismi, il turismo religioso, il turismo dei cammini, il turismo ciclistico, il turismo delle città d'arte. Bene, noi abbiamo voluto puntare anche sul turismo motociclistico. Siamo la prima manifestazione in Italia che ha dedicato uno spazio importante a partire dall'anno scorso sul turismo motociclistico. E invito ma anche ad esempio l'ambasciatore dell'Argentina che sarà presente alla sì, e diverse altre nazioni, ho citato soltanto una, anche perché non voglio dirvi tutto, io desidero che voi veniate a trovarci e possiate ascoltare direttamente per la nostra area tutte quelle che sono le proposte. Il palco sarà naturalmente il fulcro di tutte le presentazioni, sul palco si alterneranno motoviaggiatori perché comunque nasce come il palco dei comuni realizzati. Quindi da noi avete l'opportunità di pensare, programmare, progettare e poi realizzare il vostro viaggio. Proprio per questo abbiamo la Borsa Internazionale del Turismo che si trova quest'anno alla sua seconda edizione. Un momento di incontro tra sellers e buyers per fare business. Perché sì, viaggiare è una passione, ma per moltissimi è poi un elemento trainante dell'economia, come per i territori. Avremo le presentazioni che vanno dal Pugliese fino giù al sud alla Basilicata. Ma la più grande soddisfazione sono le conferme. Perché sì, parliamo sempre di novità, ma è importante quando qualcuno ci sceglie e decide di sceglierci ancora, di ritornare. I tour operator italiani presenti l'anno scorso hanno confermato tutti quanti, proprio per continuare a darci fiducia, perché si sono trovati bene, hanno trovato un grandissimo risvolto interessante da questa partecipazione. E, in ultimo, la novità di quest'anno. Avremo un social corner, un punto confidenziale dove gli ospiti, influencer e motovlogger si incontreranno come intorno ad un fuoco e si racconteranno. Quindi quest'anno una piccola novità per essere un pochino al passo con i tempi, con quella che è questa tendenza del mondo dei social network. Quindi che cosa dirvi? Come dico sempre sul palco, come tu fai che sei da Gorilla, tutte le moto portano a Roma, ma noi vi portiamo in tutto il mondo. Grazie. Buongiorno a tutti, tanto complimenti per la manifestazione. Il Convention Bureau è stato fondato 2 anni fa dalle 4 associazioni di categoria, tra cui Confindustria che io rappresento, perché noi tutti dobbiamo puntare su un turismo di valore che porti, voglio dire, risorse nel territorio. La fiera è assolutamente un asset fondamentale, il turismo anche in motocicletta assolutamente. E devo dire, da quando l'abbiamo e facendo sistema, abbiamo portato dei grandi risultati. Siamo riusciti a portare a Roma grandi eventi e grandi congressi mondiali. Perché noi abbiamo bisogno di un turismo migliore e che possa portare risorse e occupazione. La fiera è un asset assolutamente fondamentale e importante. E devo dire che questa manifestazione, come le altre, stanno portando tantissimo valore aggiunto. Volevo fare veramente a te, Pietro, e a tutti i tuoi collaboratori grandi, grandi complimenti. Continua così. Grazie. Grazie a Viviano.
ringrazio innanzitutto per l'ospitalità di sabato e anche in quella del Motorway. Per chi non mi conosce, io sono la mamma di una ragazza che si chiamava Elena, che è morta il 6 di maggio di quest'anno. Dal momento è morta per le radici di una strada, le buche e le radici di questa capitale d'Italia. Da quel momento in poi ho pensato che fosse opportuno cominciare a occuparsi della sicurezza stradale in questo paese, darle un incremento, visto che, signori, è la prima causa di morte che si porta via i nostri ragazzi dai 35 anni in giù. Prima causa di morte. Che cosa ho fatto? Varie cose, lo sapete forse, ne avete sentite. Io non amo chiacchierare molto, mi piace molto di più fare e faccio delle proposte. Sono arrivati anche dal Ciampone a sentire le mie proposte, come forse qualcuno di voi lo sapete, dalle buche segnalate con le bombolette gialle, prima proposte al Comune di Roma di farlo per evitare di morire dentro, come è successo a mia figlia, sino a il convegno, il prossimo convegno del 23 di febbraio, organizzato in meno di un mese. Perché? Perché un mese fa io sono quella che ci ha messo la faccia ed è andata dal ministro Toninelli per parlare del DRL Salva Motociclisti. Una situazione indecente, indecente, che trancia... scusate, ma è successo anche a mia figlia, che trancia i motociclisti quando ci finiscono sopra, o i ciclisti, o comunque chiunque ci finisca sopra. Sono andata personalmente al ministro Toninelli, che ringrazio per avermi ricevuta, e ho saputo che il decreto di cui appunto stiamo parlando qui era stato messo in opera, che era andato in Commissione Europea, e il 28 ritornerà dalla Commissione Europea. A questo punto abbiamo un altro appuntamento col ministro Toninelli. Ripeto, io sono una donna molto concreta, non amo chiacchierare, non faccio il mio lavoro. come posso, da semplice cittadina, attenzione. E quindi è venuto fuori l'idea di questo convegno. Mi sono chiesto, ho detto, per quale motivo, visto e considerato che abbiamo tante intelligenze in questo paese, perché non partire dal basso, chiamare queste intelligenze e queste anche istituzioni, vedo qui dei signori in divisa, che lavorano sulla strada, che possono dare sia a livello scientifico, sia a livello proprio umano, sia a livello di propria professionalità, degli apporti, va bene, a chi? Alle istituzioni che ci rappresentano, che alla fine sono i nostri delegati, per quale motivo non fare un convegno di questo genere che porti al ministro, visto e considerato che ci devo andare, porti dei suggerimenti. Quindi il convegno del 23 credo sia un qualcosa dal quale, credo, lo dico con molta, perdonatemi l'immodestia, ma credo che sia qualcosa dal quale si parlerà. Primo perché ci saranno dei suggerimenti da portare al ministro anche sotto il profilo istituzionale, eccetera. Sia perché il mio sogno è quello di, e qui ho sentito tantissime persone molto più, come dire, importanti di me, che hanno esperienze da decenni nel settore e che fanno molte proposte assolutamente tutte valide, ma in Italia c'è una situazione molto dispersiva e forse per questo non riusciamo a fare le cose. Una volta per tutte, una madre di una figlia che è morta per mancanza di sicurezza stradale vorrebbe fare una proposta al ministro, cioè di centralizzare una volta per tutte tutte queste proposte, creare un organismo unitario, che non c'è, signori. Io sto andando avanti, più mi accorgo che questi organismi non ci sono, o meglio, ci sono solo magari delle facciate, delle quali, che non critico, ma ci serve un organismo operativo sulla sicurezza stradale. Ho avuto contatti con grosse personalità del settore a livello italiano. Ci guardano anche dall'Europa, vi posso dire anche questo, e quindi credo che sia arrivato il momento che il cittadino, come dire, possa portare i propri suggerimenti, e su questo della sicurezza stradale, permettetemi, credo che sia proprio il caso di prenderlo finalmente in mano e di fare delle svolte importanti. E poi naturalmente a Modenese, Roma Modenese. Allora, io passerei adesso la parola invece alla prima fila, Valerio Aiello, che è il Design Section Manager di UNDER di Europe, perché a Roma Modenese abbiamo una
grossa novità è c'è un contest durante diciamo tra coloro che acquisteranno il Special, una onda Special realizzata appositamente per Roma Motodest. Noi abbiamo qua il designer ma anche il designer della CB1000R, che è questa moto che sarà trasformata, sarà perché è ancora in lavorazione credo, proprio per ricordare la onda Power, la mitica onda Power che quest'anno compie 50 anni. Prego. Grazie per l'invito. Cosa dire? Sì, la moto appena finito questo incontro dovrà andare ad Adespa proprio a terminare questo progetto. Quello che voglio dire è che Roma ospita e ha la funzione di ospitare il centro stile europeo di Honda. E questo credo sia un grande orgoglio per la capitale. Infatti molte delle moto che vengono presentate a Moto Days, ma anche altrove, e comunque molte moto importantissime del primo marchio mondiale di moto vengono disegnate a Roma, tra cui questa moto che è un tributo per la CB750 Ford. Tutto qui. Grazie e ci vediamo a Moto Days. Roma Moto Days. Sì, esatto, grazie e buongiorno. Sì, la capitale automobile nasce tanti anni fa, 13 anni fa, proprio su una considerazione simile a quella che ho appena ascoltato qui e che ovviamente conoscevo. Roma non è soltanto la capitale delle moto in questo paese, ma è anche la capitale delle macchine in questo paese, perché Roma è il centro nevralgico dove tantissime decisioni relative all'automobile vengono prese. E poiché tanti anni fa io partecipavo insieme per esempio al papà di Giovanni, che era a capo della federazione dei concessionari, insieme a tanti amici delle associazioni, delle federazioni e dei costruttori, partecipavo a tanti incontri che si tenevano in giro per l'Italia e ci trovavamo tutti quanti a andare e venire nelle stazioni, negli aeroporti, perché eravamo tutti di Roma, perché stava tutti a Roma. E quindi io dissi: ma non è possibile che noi a Roma non abbiamo un momento, un forum che celebri questo aspetto della città, perché c'era anche un po' la voglia di, come dire, di sdoganare le parti produttive di questa città, che sono tante e sono eccellenti, anche perché molto spesso, e soprattutto un po' di anni fa, veniva sempre etichettata come il luogo della burocrazia, il luogo della politica, insomma, certo non la parte migliore della città e della cittadinanza. Quindi abbiamo cominciato, se torniamo un attimo indietro, ecco, la capitale moto nasce qualche anno fa grazie a un partner di eccellenza che è Agos, la finanziaria, che è leader nel settore delle moto e che appunto ci ha chiesto di avere questo appuntamento anche per le motociclette. E siamo anche molto orgogliosi del patrocinio di ACMA che riceviamo dall'inizio di questa iniziativa, che è stata salutata sempre ogni anno con molto interesse. Se andiamo un po' avanti, ecco, molto rapidamente, gli speaker che intervengono a questo convegno sono i vertici un po' di tutte le principali case costruttrici di moto e anche i vertici di associazioni e della stampa. Andando avanti ancora, noi, se scordiamo un po' di queste immagini che ho predisposto, parleremo in genere in queste tavole rotonde molto di mercato, questi sono grafici ed è in genere così che noi facciamo i nostri convegni, presentando fatti, fatti e ancora fatti e chiedendo di commentarli. Di tutti questi fatti ce n'è uno, se andiamo avanti, andiamo ancora avanti, ecco, su questo qui
c'è una fotografia che mi fa piacere mostrarvi, perché si diceva prima il mercato come va, come non va, c'è qualche affanno, e quale mercato in questo inizio di 2019 non è in affanno, lo sappiamo benissimo. Però poiché noi siamo un centro studi fondamentalmente, siamo fissati con l'economia e siamo fissati con i soldi, perché senza denari non si cantano messe. Allora, la nostra visione dei mercati non è tanto sui volumi di vendita, ma quanto sui valori di vendita. Se noi vediamo queste fotografie, il mercato del 2018 sappiamo che più o meno ha quasi raggiunto quello che era il livello pre-crisi, no? Vedete al centro 240.000 vendite, nel 2012 ne furono fatte 255.000, quindi ci siamo quasi. In realtà però, se andiamo a vedere la composizione, vedete che il segmento dei cinquantini, che pesava il 19% nel 2012, con un numero ci piace molto. Grazie, grazie. Buona giornata. Abbiamo parlato di mobilità sostenibile. Parlando di mobilità sostenibile non possiamo non dimenticare le due ruote, ma non le moto, ma anche le bici. Ringrazio il vicepresidente CONI regionale, CONI Federazione, dottor Danfi, che è qui, dov'è? Ecco, la ringrazio, perché parleremo anche di quello. Vorremmo essere veramente prima, essendo a Roma, questi problemi di mobilità, la città più grande, la città più importante a livello europeo, ci piacerebbe portare avanti anche questo problema, che grazie all'IBAI che sta fortunatamente sviluppando in maniera esaustiva. E vuole darci due parole? Dici due parole. Grazie, buongiorno a tutti, mi preme ringraziarvi per essere venuto, perché crediamo fortemente, diciamo, se può mettere un po' più avanti, per favore, un po' più avanti, no, c'è la luce. Grazie. Un po' di voce molto pazza. Volevo ringraziarvi perché la collaborazione con la Fiera di Roma è sempre stata attiva e abbiamo sempre cercato in qualsiasi modo di cercare di portare dentro delle novità. Il discorso della bicicletta oggi come oggi è estremamente importante, perché abbiamo messo il suo sviluppo a aumentare anno per anno, e quindi vedere molte persone utilizzare la bicicletta grazie ai sistemi innovativi che sono stati portati sul mezzo meccanico, quale è il discorso delle bike, che noi crediamo fortemente possa essere sviluppato. Ho avuto modo negli interventi di cogliere occasioni di interesse, proprio in particolar modo questo discorso del cicloturismo, che mi è molto piaciuto, e sono molto interessato a capire come poterlo sviluppare nuovamente, perché è una delle cose su cui ci sto lavorando da un paio di anni. Dall'altra parte però, ecco, il discorso estremamente importante della fiera, estremamente importante della collaborazione con gli altri e degli sforzi sulla sicurezza stradale, è proprio quello di mettere in sicurezza le infrastrutture, partire con la strada, e quindi anche tutte le norme, le regole che comportano il fatto di condivisione della strada tra vari utenti. Noi stiamo facendo un lavoro molto importante anche su questo, sulla promozione nelle scuole. Abbiamo proprio avviato adesso una collaborazione cercando di promuovere l'uso della bicicletta correttamente verso i bambini, e interesseremo 15 scuole per 4.600 ragazzi. Quindi questo sarà un motivo molto più di poter portare quei consigli e quelle innovazioni che cerchiamo di fare come cambiamento culturale. Quindi abbracciamo tutte le iniziative che servono per poter mettere e migliorare il discorso sicurezza. E questo lo sa bene, che sono anni che ci stiamo impegnando. Mi sembra doveroso concludere ringraziando nuovamente tutti voi presenti e l'invito fatto per quanto riguarda la fiera e per quanto riguarda Roma Moto Tennis. E mi sembra doveroso dire che il rapporto con la Federazione Motociclistica per noi è estremamente importante. Perché dove andiamo a intervenire nelle scuole, dove andiamo a intervenire con i nostri giovani, i ragazzi, i bambini, comunque già ci parlano, ma sarà utile quello che facciamo qua oggi per poter guidare una motocicletta o uno scooter? Noi crediamo di sì. Quindi le sinergie che possiamo mettere in campo tra le due federazioni credo che siano veramente importanti. Quindi il ringraziamento, ripeto, per questo invito, perché sappiamo che ci crediamo fortemente che la collaborazione sia con la Fiera di Roma, con il supporto del CONI, comunque c'è sempre stato deciso, quanto la federazione motociclistica può portarci lontano. Grazie a tutti. Grazie. Allora,
qualcosa, tutte le nuove, ce ne sono tantissime, tante che bisogna dimenticare. Sì, cerchiamo di riassumere un po', non so se riusciamo a dare voce a tutti gli ospiti che abbiamo oggi, ma sono veramente tantissime e con il problema tecnico che abbiamo avuto rischieremo veramente forse di andare un po' troppo lunghi. Però assolutamente abbiamo già parlato di Welcome Bikers, quindi i nostri pilastri sono assolutamente il programma di Welcome Bikers e tutta l'attività che avverrà in quell'area. Un altro pilastro di cui ancora non abbiamo accennato è il progetto Two Wheels to Work, che riguarda proprio al commuting urbano, quindi alla mobilità urbana, in primis su due ruote chiaramente, ma non solo, che è cresciuto in questi anni, che ha trovato l'adesione dell'Agenzia Roma Mobilità, di tre università, che quest'anno prevede, ha dedicato un contest dedicato alle università, che ha coinvolto le università, e quest'anno all'interno di Two Wheels to Work, proprio perché riteniamo la tecnologia essere un elemento assolutamente centrale per quello che riguarda la mobilità, abbiamo voluto dedicare la giornata di sabato 9 all'innovazione, l'Innovation Day, lo realizzeremo per la prima volta, spazio quindi al mondo dei centri di ricerca, delle start-up dedicate al settore della mobilità, la mobilità to work veramente a 360 gradi. Un piccolo tech event, quindi evento dedicato alla tecnologia all'interno di Roma Moto Days. E sempre più quest'anno insomma integriamo in questo progetto anche la partecipazione rilevantissima di ANAS, quindi sempre più spessore rispetto alle tematiche che vogliamo affrontare. Chiaramente poi abbiamo, il nostro è un evento dedicato ai motociclisti che vuole assolutamente tenere sempre i motociclisti al centro. Da qui l'idea della partnership nata con Federmoto di dedicare quella che è l'attività formativa della federazione, che normalmente è dedicata a chi vuole diventare a sua volta istruttore, poterla rivolgere a dei semplici motociclisti, magari del tutto in erba, che non sono nemmeno mai saliti su mezzo a due ruote. Già l'anno scorso abbiamo avviato questa attività. Anche quest'anno, vedo e ringrazio Raffaele Prisco che se ne sta occupando, ci stiamo dedicando proprio a far sì che questi tre corsi che svolgeremo durante i quattro giorni di Moto Days saranno completamente pieni e quindi la partecipazione sia effettivamente quasi integrale. Mi dispiace Raffaele, avrete un po' più di lavoro da fare, però quest'anno ci dedichiamo ancora come l'anno scorso. Faccio un po' le due veci al motociclista più esperto che vuole fare un corso di approccio on-road con i formatori della federazione, a una delle utenze cui l'industria sta dedicando maggiore attenzione, l'utenza femminile, tutte coloro che non hanno ancora approcciato il mezzo a due ruote, quindi un corso dedicato alle signore, che tra l'altro lui 8 marzo solo e esclusivamente se verranno in fiera in sella, perché mi piaceva un po' quest'idea, perché altrimenti era troppo facile dedicare un ingresso omaggio al pubblico femminile l'8 marzo. A noi ci piace, noi lo volevamo dedicare alle motocicliste o alle scooteriste, chiaramente, tutte coloro che sono già sulle due ruote avranno anche la possibilità di partecipare a questo corso. E da ultimo quest'anno effettivamente vorremmo poter far vedere i primi approcci di off-road per chi non ha mai avuto modo di provare le ruote tassellate, insomma. Quindi insomma, credo che questo sia un contenuto importante che rivolgiamo alla nostra utenza, e motociclisti al centro, proprio perché noi li stiamo fortemente invitando a iscriversi al trofeo Maxi Enduro Scrambler, che inizierà da noi e che è un trofeo che la federazione, presidente, dedica fortemente all'utenza. Immaginate che partecipare a un trofeo senza magari essere un tesserato, senza essere licenziato, vuol dire che c'è un'apertura da parte della federazione proprio nei confronti di tutta quell'utenza che magari è appassionata di moto, però non ha mai avuto l'occasione o la preparazione per poter effettivamente partecipare ad una gara. Con il trofeo Maxi Enduro Scrambler lo può fare. Voglio ringraziare il promotore Roberto Bianchini di FX Action, che è con noi da,
da tanti anni, che segue anche tutta la parte di esibizioni e di attività sull'esterno. Motociclista al centro, perché? Perché questo è proprio l'apertura che vogliamo dare. Abbiamo parlato di bike. Il bike rappresenta una costola del nostro settore, soprattutto per chi lo vive in ambito metropolitano. Almeno noi gli vogliamo dare questa lettura. L'e-bike, abbiamo visto un decremento del 10% in 6 anni del mercato dei cinquantini. Probabilmente l'e-bike può essere una lettura molto interessante dal punto di vista del mercato, per quello che era un mercato, un prodotto, un cosiddetto entry level. Noi quest'anno, oltre alla nostra riding experience che da tanti anni ci caratterizza e che ora vede sempre partecipi dalle 8 ai 10 brand motociclistici, oltre 150 mezzi in prova anche quest'anno avremo la riding experience, che guarda chiaramente, ammicca chiaramente al mondo delle e-bike. Ne vorremmo fare sempre all'interno di Two Wheels to Work una costante, un punto di forza, proprio nella logica di andare incontro alle esigenze del commuting urbano. E quindi ci sarà anche la possibilità di approcciare questo tipo di prodotti, che ci sembrava doveroso fare, insomma, come cosa. Da ultimo, spero di non dimenticare qualcosa, ma sicuramente dimenticherò qualcosa, lascerò a Fiammetta poi annunciare chi saranno i nostri testimonial dell'edizione di quest'anno. Da ultimo le special, chiaramente, le special che in un certo qual senso poi ci legano al trofeo Maxi Endure Scrambler, una linea di prodotto oramai che sta trovando riscontro negli ultimi anni sul mercato, quindi è giusto e corretto dare attenzione. Effettivamente stiamo riscontrando una crescita oggettiva anche dal punto di vista della partecipazione delle aziende in questo segmento. Noi è già da qualche anno che abbiamo deciso di focalizzare sul design il nostro award dedicato alle special. Quest'anno faremo anche molto altro, perché avremo diversi contest, però oramai è da 3 anni che abbiamo messo in piedi una giuria formata da designer di un certo prestigio, un ingegnere Nuccitelli qui in platea, e quindi anche quest'anno dedicheremo un award al design per quello che riguarda il settore special. E quest'anno abbiniamo anche 2 padiglioni dedicati al settore Classic Racing, che torna in fiera dopo qualche anno. Sarà possibile accedere ai 2 padiglioni, quindi la proposta complessiva sarà da 6 padiglioni, 70.000 metri quadri all'interno, 25.000 metri quadri all'esterno, tra aree esibitive, test e aree corsi. E quindi diciamo anche gli appassionati del mondo classic e del mondo racing, con una presenza nutrita anche per quello che riguarda il settore auto, potranno trovare un contenuto a loro dedicato. Quindi vi aspettiamo, lascio a Fiammetta annunciare quelli che saranno i nostri ospiti principali, e magari non so, sicuramente ho dimenticato. No, perfetta. Okay. Perfetta sintesi di quello che ci aspetta la 10ª edizione di Roma Moto Test. Voglio ringraziare le istituzioni che sono qui presenti e anche poi tutte le istituzioni che troveremo anche a Roma Moto Test, ciascuna nel suo stand con qualcosa di l'esercito di Roma da sempre con noi, perché grazie, non so, ci sono novità quest'anno, ingegnere, ci sono novità, facciamo qualcosa di le organizzazioni sono con noi, quest'anno ne avremo ben 8, e diciamo che l'impostazione è soprattutto far piacere al pubblico con iniziative per il pubblico e soprattutto parlare di sicurezza, quindi dipende dalle varie specialità e avremo comunque sempre gli argomenti molto interessanti.
Volevo aggiungere una cosa, perché Paolo si è dimenticato una cosa che a me invece interessa moltissimo. L'ho vista che si muoveva. Ero diventato nervoso, infatti. Perché, Aiello ha lavorato sul Cinese 3,5? Perché noi quest'anno abbiamo la mostra dei 50 anni della CB750, che è arrivata in Italia nel 1969, e grazie a Eugenio Brasetti e il suo gruppo di scatenati ne porteranno ben 30. Per festeggiare questa mostra, la Auto Italia ha deciso di fare tribute to CB750. Nulla fu prima come lei, cioè cambiò veramente il mondo della moto. Ecco, questo volevo ringraziare tutti quelli che si sono interessati e si interessarono al progetto. Grazie, grazie. L'espressione massima della velocità tricolore in pista sarà presente anche a Roma Moto Day, grazie per il rischio l'esercito, assolutamente, grazie, grazie di Roma Moto Day. Io faccio un video più di un minuto per introdurre il testimone di Roma Moto Day. Siamo sicuri che testimonierà. Le immagini di Paolo, mi piacerebbe condividere con voi. No, non è questo, è il... Sì. Un po' di volume. Paolo. Thank you.